Vegliente furente, infatti dopo io devo dire se chiede una tradizione perché... Amici, grazie di averci ospitato, intanto perché diciamo, ho scoperto che ci conoscevate, ma non lo sapevo a priori, quindi comunque grazie. Volevo fare un discorso un po' diverso, poi visto l'ambientazione, il contesto, la premessa che ha fatto adesso Emanuele, eccetera, faccio comunque, parto dallo stesso presupposto, ma faccio un discorso appunto completamente improvvisato. Allora, vi prego di vedere questo diagramma che implica una marea enorme di discorsi, sì, dalle a tutti. Una marea di coinvolgimenti di ordine assolutamente diverso uno dall'altro e che ci fa riflettere sull'ambientazione della cultura e l'ambientazione della società nel suo complesso allo stato attuale. Noi oggi siamo, come ha detto già Emanuele, in una fase di trasformazione diciamo tecnologica, scientifica e anche sociale e morale, che però non è accompagnata dal mutamento del sistema giudiziario, dal mutamento del sistema politico e strutturale nel suo insieme. Soprattutto non è accompagnato in questa cosa dal sistema monetario, che al contrario viaggia in maniera completamente diversa. Questo volantino, questo diagramma e questo volantino testimonia una serie di cose. Primo fra tutti, la mistificazione che è continuamente creata dal potere per poter mantenere appunto il controllo delle popolazioni, delle nazioni e così via. Per esempio, cioè, nell'epoca romana c'era la cosiddetta relazione fra non aderenti al regime, al sistema, e la cosiddetta damnatio memoriae. Cioè, per esempio, Nerone, fino a qualche decennio fa, poi fortunatamente negli ultimi anni un po' la sua nomea è stata rivalutata, era conosciuto per essere il più infame degli imperatori, mentre in realtà è stato uno dei massimi imperatori. Perché? Perché fra le tante altre cose che ha fatto, diciamo che Ottaviano aveva rivisto il sistema della gestione dell'impero, la burocrazia, la parte fiscale, monetaria, eccetera, e l'aveva ottimizzata. Appena passato lui, però, con tutte le guerre intestine che c'erano, delle guerre verso l'esterno, il sistema della fiscalità e monetario è andato degradando. Finché è arrivato Nerone, il quale ha fatto una sua bella riforma monetaria, che però è passata nel silenzio più assoluto, pochissimi sanno che è esistita, ma non a caso è morto nel 68 d.C. perché? Perché ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto Hitler, la stessa cosa che ha fatto Moro, la stessa cosa che ha fatto Kennedy. Cioè ha tolto l'osso di bocca ai controllori della gestione del potere, del potere in assoluto, perché qualunque tipo di potere nasce solo dal rapporto con gli altri. Se tu assumi il potere sull'altro, hai assunto il potere nello Stato. Quindi quando tu hai disponibilità monetaria con cui oggi, nei tempi moderni, ci si compra la libertà, la salute, la sicurezza, l'istruzione, eccetera, eccetera, la macchina, gli ammennicoli vari, elettronici, no, eccetera, ti ritrovi ad essere potente su qualunque livello se tu gestisci la gestione e l'emissione della moneta. E quindi controlli l'informazione, controlli la cultura, controlli le accademie, controlli l'opinione pubblica fin dalla nascita. Non c'è bisogno di giornalista da strapazzo che fa l'articolo spudoratamente e palesemente favorevole a una persona piuttosto che all'altra. È una induzione alla credulità profonda. È come dire, chi è che contesta la forza di gravità? Nessuno, perché tutti fin dall'inizio, da quando sei nella pancia di tua madre, sei messo a testa in giù, non a caso, no? Perché c'è un motivo
vitale, perché deve essere in quel modo. E quindi tu subisci il condizionamento dell'energia, della gravitazionale, attraverso una serie di elementi e di conoscenze, diciamo, continue nel corso degli anni, per cui nessuno può mettere in contestazione questa verità. La stessa cosa avviene con le verità rivelate, perché se tuo padre e tua madre ti dicono fin dalla nascita che gli asini volano o che Babbo Natale esiste, e tu continui a crederci, perché finché a un certo punto dici, oh, a 5, 6, 7, 8, 10 anni, dici, ma no, io l'asini che volano e Babbi Natale davvero non ne ho visti. E quindi con la prova della realtà, ma se tutta la realtà è strutturata in maniera da far credere come se fosse un Truman Show continuo, no? L'avete visto tutti il film, no? Ecco, in cui cioè, tutti recitano coscientemente, peggio ancora se incoscientemente, perché quello che è incosciente recita perfettamente, quello cosciente sa dire cazzate e più o meno ogni tanto si sbaglia, no? Invece emerge il suo subconscio che dice, ma che cazzo stai a dire, no? E invece in quel caso lì, no, nel caso del perfetto idiota recita a perfezione. E quindi noi viviamo immersi in questa società di merda, che è difficile da discernere e capire quanto è profondamente pervasa da questa mistificazione della realtà. Allora, la cambiale sociale, arriviamo al punto. Però ogni tanto nasce qualcuno... Sì, non facciamo come la trasmissione. No, nasce qualcuno che, come per esempio Keplero e poi Copernico, ha detto, ma che cazzo sarà lì? Cioè, qui ci sono le misure tecniche, le misurazioni ottiche, le triangolazioni che dicono che la giustificazione del geocentrismo della Terra non quadra, non spiega, vuol dire che questo non è il sistema. E infatti prendiamo l'eliocentrismo come sistema, che è sicuramente più performante, è quello che ci dà più consolidamento di verità e non sbaglia mai, no? Non viene mai messo in minoranza. Per cui oggi abbiamo parlato di, ecco, per esempio Nerone, Hitler, ma anche Lincoln e tantissimi altri, che non sarebbe lungo l'elenco, hanno tentato di opporsi a questo, diciamo, regime di mistificazione totale, partendo proprio dallo strumento principe del controllo, e cioè l'emissione monetaria. E che hanno tentato dalla loro posizione di forza, perché erano loro i capi e pensavano di gestire loro il potere, e invece non sanno che questi che ci controllano a noi partono come minimo dal 100 avanti Cristo, più o meno. Come minimo. E quindi hanno strutturato tutta una serie di conoscenze di controllo delle masse, di controllo dei movimenti monetari, della fiscalità, eccetera, eccetera, che ormai è patrimonio a loro ben noto, quindi non è tutto programmato. Quindi questo loro controllo determina che chiunque, anche il più potente come l'imperatore Nerone, come Hitler, che aveva sicuramente tutta una serie ripari e di dotazioni per la sua sicurezza personale, per tutto, diciamo, il mantenimento del potere, eccetera, che comunque sono stati colpiti, sono stati uccisi, sono stati eliminati. Di mezzo. Comunque. Davano fastidio. Tu lo sai bene, ma vabbè, non affrontiamo troppi discorsi, magari ne riparliamo dopo. Quello che è importante dire è quindi che chiunque, a qualunque livello, in qualunque sua posizione di potere apparente all'interno dello Stato, come l'imperatore o il dittatore, erano comunque fallaci nella loro diciamo presupponenza, perché pensavano di poter fare esattamente dal loro posto di potere, imporre la loro volontà e quindi imporre l'alternativa al potere delle banche o degli usurai e mettere il biglietto di Stato, il cosiddetto biglietto di Stato. E invece abbiamo visto che sono morti tutti. Allora, siccome io invece ci tengo alla pelle,
ho pensato una cosa che risolve un sacco di problemi, ma sotto tanti profili. Poi, che già usato poi, negli anni 50-60 funzionava solo quella, anche se c'erano i soldi, la cambiare, certamente sociale. Ma sta girando anche adesso. Allora dopo entriamo nel dettaglio, fatemi dare lo scenario complessivo. Quindi, che cosa succede? Che quando io sono anche un tecnico, da tecnico, come tutti sanno, c'è sempre da preferire un carico ripartito, di qualunque sia questo, di questo ordine naturale sia questo carico, piuttosto che un carico concentrato, per una serie di motivi chiaramente evidenti, no? E la banca di emissione è un carico concentrato ed è molto facilmente aggredibile se si sa come aggredirla, chiaramente. È chiaro che non puoi aggredirla con un altro carico concentrato come quello che intendeva fare Nerone o Lincoln. E quindi se vai a far combattere due pari grado, quello che è già preesistente è vincitore. Occorre quindi aggredirlo attraverso quella, per esempio, raffigurazione che avviene oramai da qualche tempo in internet, che si vede i pesci piccoli che vengono aggrediti dal pesce grande. Viceversa, poi si vede un cumulo di pesci piccoli che fanno, diciamo, l'immagine di un pesce grande che sono ancora più grandi del pesce grande. Ecco, noi, l'abbiamo visto anche in quella immagine del precipizio, siamo piccoli, tutti piccoli, ma siamo molti, tant'è che loro dicono, ad esempio qualche testa di cazzo ultimamente ha detto, vabbè, dice, ma perché non, ma perché non tassi i ricchi? Perché complessivamente i ricchi sono più poveri della massa dei poveri, quindi facciamo di meglio a prendere la TASI o quello che cazzo è, ai 100 milioni, ai 60 milioni di italiani che guadagnano 10.000 euro al mese, piuttosto che prenderle da quelli che guadagnano 100.000 euro al mese, capito? Allora, per tornare al discorso, c'è diciamo, prendere come esempio questa diciamo, rappresentazione di questi pesci piccoli. Perché? Perché così si ripartisce il carico. Perché quando aggrediamo, ad esempio io, e in questa fase ancora sono facilmente aggredibile, perché ancora l'idea della cambiata sociale non è molto diffusa, pure se qualcuno qua già vedo che la conosce, quindi probabilmente in Italia magari qualche migliaio di persone la conosce. Però ancora siamo pochi. Quando saremo qualche centinaio di migliaia, è un po' difficile che riescano a scovarci tutti contemporaneamente e a farci fuori tutti contemporaneamente. E quindi questa è già, diciamo, una prima fase che comunque è, diciamo, a me interessa molto. Però, a prescindere da questo, poi diventiamo tutti delle banche emittenti. Come si fa? La cosa è complicata e a parole è meglio che l'accenno magari solo così velatamente, però poi bisogna andarla a leggere, perché come tutti i paradigmi di rottura, cioè facciamo conto la rivoluzione copernicana, mette in obsolescenza tutti i vecchi concetti e quindi quando noi dobbiamo andare a cancellare un'idea e a livello di programmatore neurolinguista come sono, so benissimo che è un'impresa epica, è molto più difficile far cancellare una piccola idea insignificante che far capire una nuova idea completamente diciamo nuova e magari anche di grande spessore. E quindi occorre fare tutta una pulizia di vecchi concetti per, diciamo, per introdotti da questa gentaglia qua, come dicevo prima. Perché questa gente ci ha inculcato concetti che ormai sono diventati talmente interiorizzati che diventa come negare la propria esistenza pregressa, diventa proprio una negazione del proprio convincimento fino a qualche minuto fa e quindi diventa impresa epica. Occorre quindi che ciascuno di noi razionalizzi bene tutte le varie concetti e scardini concetto per concetto singolarmente, proprio preso unità per unità di misura, diciamo, singolo atomo, diciamo, di questo concetto e piano piano lo distrugge per poi integrarlo nel nuovo concetto. Quindi la cambiale sociale, allora, intanto vi faccio un po' di pubblicità, questo è il libro
qui ci è spiegato la, diciamo, cronistoria dell'evoluzione del concetto di moneta. Nel volantino che vi è stato dato c'è, diciamo, la fase concettualizzazione della moneta e di quello, cioè della cambiata sociale e di quello che dovrebbe essere la moneta. La moneta è tutta una serie di cose, ma diciamo che principalmente uno Stato e quindi una società moderna aggregata, nel senso di interrelazionale, richiede la presenza di una filiera continua e lunga ed interlacciata con tutte le altre filiere per poter far funzionare lo Stato. Quindi lo Stato e quindi anche la nazione ha bisogno di tutta una serie di competenze. Però tutte queste competenze possono essere descritte in 4 o 5 elementi essenziali, e cioè ci deve essere uno Stato, cioè un territorio, ci deve essere una capacità di sostentamento energetico alimentare all'interno di questo territorio, ci deve essere della gente con un certo know-how a seconda del livello di civiltà, di cultura in cui vogliamo inserirci, e soprattutto ci deve essere un mercato economico. Questo mercato economico si ottiene attraverso questo know-how che ognuno di noi diversamente conosce, e ognuno di noi mette sul mercato questa sua conoscenza e la realizzazione di questa sua conoscenza. Una volta avuto questo inserimento nel mercato, occorre un catalizzatore per creare questa circolazione di conoscenze e quindi anche di prodotti, di beni, eccetera. E questa cosa è il denaro. Il denaro è quello che permette questa circolazione, ma come appunto ricordo qua nel libro, il denaro è partito come dono. Cioè il denaro inizialmente, non la faccio lunga poi chi vuole la va a leggere sul libro, è un dono, è stato un dono che poi chissà come, subito appresso, perché attorno al 1700 avanti Cristo in area mediterranea è apparso il denaro in varie forme, e questo denaro poi a un certo punto è diventato proprietà di qualcuno, mentre prima tutti potevano emetterlo, perché io non ho inventato niente, ho solo ripreso le origini da cui è nato, perché era quello il motivo vero per cui andava fatto. Chissà come questa emissione poi a un certo punto ci hanno cominciato a mettere il marchio di fabbrica, e cioè la faccia, che non era quella dell'imperatore o del Cesare o del Presidente della Repubblica, era quello, incredibile, dell'oracolo dove avveniva il centro di cultura mistica, religiosa, fin dall'inizio, nei tempi, negli oracoli dei templi pagani, dove c'erano i mercati, perché i mercati sono, guarda Padre Pio, no, che c'ha addirittura una città oramai a sua disposizione, cioè la sala delle riunioni, tanto per parlare di misticismo, che è tutta laccata in oro, circa 5.000 metri quadri di soffitto, completamente laccata in oro, un'opera via, dicono, no? Invece... e loro sono sempre stati quelli che hanno sempre poi controllato, perché qui poi magari vedo questo, allora sto scrivendo un altro libro e questo capitolo qui parla appunto della Chiesa di Roma, che detiene circa fra i 2 e i 4 milioni di miliardi di euro, 80% 85% di tutta la ricchezza mondiale è in mano, molto indiretta ovviamente perché loro non appaiono mai, ma controllati da loro attraverso una 10-20 fasi di scatole di matrioske o scatole cinesi, come volete chiamare, una dentro l'altra. Quindi per tornare al discorso, l'origine quindi del denaro è un'origine mistica di amicizia, di dono verso lo straniero. Infatti la cambiale sociale, come ha detto anche lui, non è che siamo noi il prodotto, siamo noi il valore, c'è un piccolo errore. Il valore da soli, se tu stai in un'isola, non c'hai nessun valore da solo. Però se c'hai un altro vicino, tu c'hai il valore dell'altro. Quindi la cambiale sociale è il riconoscimento del valore del lavoro dell'altro. Ed è così che era inizialmente. Pagherò. Beh, basta, ho finito. Okay.
Ah, ma sei no, era per fiare. Era bene. Ricomincio. Vabbè, in questa frase il riconoscimento del valore a lui è proprio quello che dobbiamo fare. Adesso noi ma non solo umanitariamente, nell'approccio dell'altro, in tutto, perché noi siamo uguali nella diversità di ognuno, anche quello negro che viene immigrato con un destino, se viene con buona fede e viene con buona intenzione, è un amico nostro. È un portatore di valore anche lui. Anche perché geneticamente le differenze non erano. No, certo, a parte quello, ma anche a proposito di valore dell'altro, vi faccio riflettere solo sul fatto che, per esempio, anche un handicappato poverino inabile totale, che è come si dice, ha appena la capacità di essere lucido, ma non può avere mobilità perché ha, che ne so, malattie di vario genere, tipo la malattia, quello che si chiama. Amenotrofica, là non. La sclerosi amiotrofica. Amenotrofica. Esatto, quella lì, cioè lui è impotente, incapace, non può fare assolutamente niente, non può contribuire a niente, invece no, può contribuire anche lui perché diventa recettore di attenzione, di necessità che vengono indotte dal solo fatto che lui esiste. Assolutamente. Che lui esiste e quindi c'ha bisogno di aiuto, di assistenza, di medicine, di e crea lavoro per altri. No, io guarda, lo stesso esempio lo faccio con i drogati, cioè se finisce, che è una cosa brutta questa che sto dicendo, cioè, sembra brutta però è così, se finisce l'ipocrisia della droga, esatto. Ma ritorna, è una sostanza, la cana, cioè, io faccio il drogato di professione e ci sarà il posto dove io te la do, finché tu non muori. Psicologi che studiano e io non sarò più il criminale e la smettiamo di ammazzare chi va a distruggere le foreste per coltivarla, perché la coltiveremo come si deve. È assurdo, raga, però è così, cioè ci voglio, quindi cioè, si tratta di fare le stesse cose senza farsi male, questo è il grande cambio di paradigma che io vedo. Facciamo le stesse cose che facciamo adesso senza farsi male, senza farsi la guerra, senza ammazzarsi. C'è un modo per farle. Allora, seguito. Quindi cominciamo a delineare che cosa è il pensiero di Alba Mediterranea sulla cambiale sociale e sul denaro, ovviamente, in generale. La cosa importante, in secondo luogo, da dire sulla moneta e sul denaro è che il controllo, quindi, da parte di questi, queste diciamo, organizzazioni è stato fatto sempre con finalità meschine e truffaldine e criminali, ovviamente. Perché? Perché loro sanno benissimo che il denaro in sé non vale nulla. Mentre una volta c'era la convertibilità in oro e quindi c'era la correlazione fra oro o argento o comunque metalli nobili e il valore che era possibile emettere cartaceo, nel corso dei decenni, come sappiamo ormai quasi tutti, c'è stata questa metamorfosi continua del concetto della parità del denaro e quindi oggi siamo arrivati a una cosa che in fin dei conti è condivisibile, cioè che il denaro integra dentro di diciamo assume valore ed integra dentro di sé il valore del prodotto del servizio di qualunque genere sia diciamo messo sul mercato, no? La cosa in sé non potrebbe essere un'alternativa al concetto che ho espresso prima, che se messo secondo un determinato schema logico potrebbe anche andare a bene. Infatti non è condannabile questo. È condannabile però invece l'utilizzo che ne viene fatto. La cosa che periodicamente fanno questi signori, proprio perché sanno bene come funziona il denaro, è quello di farlo mancare. Noi oggi ci troviamo in queste pezze, come ci diceva una volta. Fanno l'antigiubileo, il giubileo al contrario. Esatto, allora, esatto, il periodo per me, più o meno era come quello. Quando Bonifacio VIII si inventò il giubileo,
non era, faccio una digressione, le rubo un po' la platea, no, no, è troppo emblematico questo fatto. Allora, veniamo fuori dalla lotta con i francesi, non entriamo troppo nel dettaglio, Celestino V che viene messo lì perché non faceva male a nessuno, era un povero coglione, come lo consideravano loro, no? No, loro consideravano un povero coglione, vabbè, temporaneamente che ci mettiamo d'accordo, ci mettiamo questo. Dopo un anno circa si sono messi d'accordo, hanno detto, ma sai che, vai, e quello è stato costretto a dare le dimissioni. Come? No, è stato costretto a dare le dimissioni, esattamente come sempre, i 5 casi di dimissioni dei papi sono sempre stati costretti, perché se gli dicevano, caro amico, le faccio vedere, poi hanno fatto uguale. Ti ho un testa così, poi hanno fatto. Quindi, quando Bonifacio Bonifacio VIII, che era uno che aveva fatto il camerlengo per almeno 20 anni e si occupava di cose serie, dei soldi, aveva capito bene che c'erano tutta una serie di cose che andavano fatte per organizzare e rubare meglio. E quindi che cosa ha fatto? Ha indetto questo giubileo, perché, che prima non esisteva, perché ha detto così massifichiamo gli utili. E da lì poi, prima erano ogni 100 anni, poi dopo ogni 50 anni, adesso probabilmente lo fanno ogni 5-10 anni, insomma, per un motivo o per l'altro, o perché muore un papa, o per... Comunque sì, insomma, poi le finalità sono quelle, la Porta Santa, entri, sei no? Poi per Porta Santa ce ne sono 14, mi pare, a Roma, no? Basta che vai in una, entri in chiesa e t'hanno sanato. No, ma quella di Celestino funzionava. E anche quell'altra a Roma, per quell'annetto che c'è stato lì Celestino, non è che ha lasciato tutto, no, così, no, 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 gli ha dato la sbaglia. No, ma infatti l'hanno costretto a dimettere, che hanno detto, oh cazzo, questo ci ruba il mestiere. Ma vedi come funziona? Si apre all'Aquila, si apre nella perdonanza la Porta Santa ogni anno il 27 agosto. Era così un flash che volevo fare. Per i soldi dei pellegrini che venivano al giubileo, di chi è che le pigliavano? Chi erano quelle che le pigliavano? Beh, dillo te, lo sai bene. Le puttane. Lo sai bene. C'era il quartiere delle puttane dove c'era il parroco che settimanalmente andava a chiedere la vescica. Con le puttane. Roma è campata per almeno 300-400 anni sulle puttane. C'erano solo il periodo della grande ricchezza di Roma è stato fra il 300 e il 700. E quindi, vabbè, andiamo avanti. Cambiare sociale. Come funziona la cambiare sociale? Sì, allora, spiego ecco, in breve come funziona la cambiare sociale solo a livello di macrocosmo. Ecco. In pratica, la cambiare sociale è una organizzazione che si chiama Costellazione della Lira come madre, no? Questa Costellazione della Lira però è una organizzazione temporanea, perché la cambiare sociale può essere utilizzata tranquillamente. Allora, noi abbiamo chiamata cambiare sociale, ma in realtà sono 5 strumenti. Uno strumento di autoemissione a cui ciascuno può aderire. Uno strumento di autoemissione per ciascun paese, ente locale, per tutti gli enti provinciali, ex provinciali o aree metropolitane, regioni e Stato. Cioè tutti e 5 questi elementi possono formulare una loro cambiale sociale. A secondo del tipo di organizzazione che utilizza questo strumento, questa cambiare sociale è un po' diversa. È un po' diversa perché entrano in gioco vari fattori, no? Non entrano nel dettaglio. Così, tanto per dire, per quello che riguarda, addirittura sono 5 con 2 A e B, cioè quella del privato e quella per le imprese. Le imprese hanno una funzione sociale diversa, una immagine giuridica diversa, e quindi hanno un diverso modulo di realizzazione. Allora, va detto una cosa importante, che la cambiale sociale, al contrario per esempio dell'euro,
Mentre l'euro è un pezzettino di carta di nessun valore, tant'è che fino a, appena prima l'hanno messa all'ultimo momento la C del copyright, chiunque poteva stamparne quante ne voleva e era comunque un pezzo di carta esattamente come l'altro, quello stampato dalla BCE, la cambiale sociale invece è un titolo al portatore giuridicamente a tutti gli effetti. Cioè, la cambiale sociale, se qualcuno è teoricamente, cioè potenzialmente è possibile che lo faccia, vuole uscire dal circuito e la vuole bancare, diventa un atto, cioè un atto legale, è un atto possibile, poi perseguibile eventualmente, poi c'è tutta una serie di, diciamo, possibili conseguenze, perché uno firma un contratto, nel momento che firmi un contratto, se tu non adempi al contratto diventi inadempiente e c'hai tutta una serie di conseguenze, ma lasciamo stare. Allora, per quello che riguarda il cittadino normale, la cambiale sociale può essere messa, si tratterà poi adesso quando la metteremo in funzione, speriamo il prima possibile, perché i tempi cominciano a essere abbastanza, diciamo, come si dice? Maturi. Maturi, ecco, non mi veniva, bravo. Cominciano ad essere maturi e quindi c'è questa necessità, perché c'è molta più carenza di denaro, avendolo sottratto gli amici che dicevo prima dal circuito monetario della liquidità M1, e quindi ognuno può emettere una cifra che si stabilirà convenzionalmente, che però è possibile ritenere fra i 1.000 e i 2.000 euro a persona, non a famiglia, a persona. Se tu in famiglia sei te, tua moglie e tuo figlio minore, anche lui prende come te 1.000, 1.000 e 1.000. Ma ogni quanto? Questo è possibile, può sembrare una follia, ma ti dico che le care banche ci rubano circa 2.000 miliardi l'anno, fra tasse non pagate e fondi in nero che spariscono. Quindi ogni anno le banche potrebbero ricoprire tranquillamente il debito pubblico e farlo sparire immediatamente, se fosse vero. Il che non è, perché sappiamo bene come viene emessa la moneta, no? Quindi questi 1.000 o 2.000 o quello che sarà euro vengono da questo cespite, che però ovviamente il signor Renzi non si sogna manco di nominare, o perché non lo sa, o perché se pure lo sa è meglio che la gente non lo sappia, no? Quindi questi 1.000 o 2.000 euro vengono emessi volta per volta nel momento in cui ti servono, poi vi darò una copia della cambiale sociale così la vedete pure, vengono emessi da ciascun cittadino sotto il controllo, la supervisione di o Costellazione della Lira o del paese di Sutri o di chi è che permette l'emissione a quel gruppo, capito? A quel cittadino. Perché ovviamente non è che può essere lasciato al, se no uno emette 500 milioni di euro di cambiali al giorno, no? Il sistema va in ci serve sempre una struttura, ci vuole una struttura di diciamo. Ci vuole un soggetto terzo, che può essere il comune, può essere l'associazione, che ne so, della Camera di Commercio, può essere tutta una serie di cose che ovviamente va strutturata per bene, in modo che i controllori cambino giornalmente, ad esempio, o ogni 3 settimane, cioè in modo che il controllore non faccia gli affari suoi, e poi il controllore non sarà mai uno, ma sarà 5, 10, 20, 100 persone in contemporanea, in modo che si autocontrollano da soli. E elettronicamente ci sono tutta una serie di dispositivi, non sto a dirvi, di controllo della gestione dei conti correnti, anche gratuiti addirittura, ce ne sono alcuni, questi software che permettono appunto il controllo immediato e istantaneo dell'emissione di ciascuno, per cui quando tu raggiungi, per esempio, se stabilisce un limite di 1.000 euro al mese a persona, hai raggiunto i 1.000 euro, mi dispiace, tu non emetti più niente. Okay? Però nel frattempo tu avrai incassato, perché magari hai lavorato con la moto zappa per conto di uno, che ti ha chiesto per favore, vieni a fare 2 ore di moto zappa, e quello avrà pagato una cambiale sociale, e tu hai quindi una emissione di 1.000 euro, ma comunque sempre la tua possibilità di guadagnare
a prescindere dall'euro, perché se uno oggi come me non c'ha più un euro, perché addirittura dovevo andare in pensione 4 anni fa, ma hanno slittato al 2018, i signori, no? E quindi io non c'ho una lira in questo momento, ho proprio detto molto platealmente. Manco io per scelta, l'ho schifato l'euro. Certo, certo, ma io l'ho sempre schifato quello. Però ecco, voglio dire, e non mi sento assolutamente povero, capiamoci bene, e quindi c'è questa, diciamo, carenza di denaro intenzionale, e quindi non c'è possibilità, la gente ha molta necessità di servizi, di oggetti, di prestazioni, eccetera, però non può accedervi perché non ha denaro. E invece, creando questo circuito, come ho detto prima, la ricchezza non è nel denaro, non è nella cambiale sociale, è nel lavoro che c'è e nella grande capacità di una nazione ricca e potente come quella italiana. Ricordiamoci sempre che noi siamo i più ricchi al mondo, nonostante io non ci abbia una lira in tasca, e forse qualcuno di voi quasi, non lo so come sia la situazione vostra, ma ho capito qualche segnale, però la situazione è generale, e quindi non è che lo faccio perché ce l'ho con voi, è così dappertutto. E quindi questa situazione è contingente, non è una situazione reale, è una situazione artificiosa, e quindi noi invece come persone, come capacità, come beni regressi, siamo tutti ricchissimi, siamo la nazione più ricca al mondo, non a caso ci hanno aggredito e ci hanno messo questi figli di puttana che ci stanno sottraendo tutto quanto, ce l'hanno messi perché qua c'è da rubare. Bravo. Ecco perché non l'hanno messi. Anche ieri si è detto da Libra in piazza stesse cose da altre persone, altri facciali. Cioè siamo qui in questa situazione perché ci vogliono, guarda, basta solo fare l'esempio, noi eravamo il competitore più vicino e più temibile per la Germania, e eravamo fino a 20 anni fa, quando poi dall'81, diciamo 30 anni fa, fino a 30 anni fa il quarto paese al mondo come capacità industriale, come prodotto interno lordo. Siamo passati dal quarto, adesso siamo al decimo, forse undicesimo in questi giorni. È vero che è cresciuta la Cina, l'India, la Russia, eccetera, ma è anche vero che noi siamo scesi nel corso di 30 anni di non solo non abbiamo più progredito al 3, 4, 5% all'anno come avevamo fatto negli anni precedenti, ma addirittura siamo scesi, o siamo stati statici oppure siamo scesi. Quindi questo per dire che nonostante 30 anni di recessioni più o meno poi altalenanti, con vari picchi che sono avuti poi nel corso degli anni sporadicamente qua e là, però comunque siamo la nazione più ricca al mondo, perché qui c'è stato